La storia d'amore tra Angelina Jolie e Brad Pitt era nata sul set di un film, Mr. e Mrs. Smith, e sembrava destinata a durare per sempre, proprio come accade nelle commedie romantiche. Purtroppo non è andata così, ma Brad e Angelina sono in ottima compagnia. Guardate questo video. Angelina Jolie e Brad Pitt si erano conosciuti sul set di Mr. e Mrs. Smith, dove interpretavano due killer professionisti. Quel lontano 2004, l'attore era ancora sposato con Jennifer Aniston e la notizia del tradimento è rimasta una delle più cliccate fino ad oggi, a distanza di 12 anni. La passione scoppiata sul set tra i due attori, tuttavia, non è stata passeggera, al contrario, ha dato origine a una delle storie d'amore più longeve di Hollywood, per finire a soli 2 anni dal matrimonio con una richiesta di divorzio presentata dalla regista di Unbroken. Non è la prima volta che un amore nato sul set e continuato nella vita reale finisce tristemente in tribunale. È successo ai Bennifer, ovvero a Ben Affleck e Jennifer Garner, che si erano conosciuti sul set di Pearl Harbor nel 2004. E nonostante siano stati protagonisti di uno degli amori più longevi di Hollywood, si sono lasciati nel 2015. Anche con J.Lo l'attore è stato poco fortunato. I due si erano conosciuti sul set di Amore Estremo nel 2002, ma si sono lasciati dopo soli 2 anni. E poi ancora Tom Cruise e Nicole Kidman. Un amore nato sul set di Giorni di Tuono nel 1989 e finito con un divorzio nel 2000. O Courteney Cox e David Arquette. Dall'incontro avvenuto mentre giravano Scream nel 1999 si è passati al divorzio nel 2010. Sfortunatissima è stata anche la relazione tra Heath Ledger e Michelle Williams, dove Galeotto fu il film I segreti di Brokenback Mountain nel 2004. Purtroppo, dopo una figlia e una relazione molto intensa, è tutto finito nel 2007, poco prima che l'attore morisse. Ci sono coppie che hanno dato poi tanto alla storia del cinema, come Tim Burton ed Helena Bonham Carter, che si sono incontrati e innamorati sul set del Pianeta delle Scimmie, ma nel 2014, dopo 2 figli e un matrimonio, si sono detti addio. O ancora Woody Allen e Diane Keaton, compagni di vita e colleghi per tutti gli anni 70, fino a quando nel 1978 lei si innamora di Warren Beatty. Sono finite invece con un tradimento le relazioni tra Jude Law e Sienna Miller, che si sono innamorati durante le riprese del film Alfie nel 2003 e si sono lasciati a fine 2006 dopo il tradimento di lui con la babysitter. E poi ancora quella tra Robert Pattinson e Kristen Stewart, che come noto è stata paparazzata con il regista Rupert Sanders sul set di Biancaneve il cacciatore. Non era un film, ma un palcoscenico, il luogo che ha fatto innamorare J.Lo e Casper Smart. Ma la maledizione li ha colpiti comunque e hanno messo la parola fine alla loro storia proprio alcune settimane fa. Per concludere, è durata a lungo, ma non per sempre, anche la relazione tra Monica Bellucci e Vincent Cassel, nata sul set dell'Appartamento e finita nel 2013.